L'associazione UNICEF organizzerà giornate di formazione per varie categorie. Saranno organizzati eventi unici per la cittadinanza attraverso la collaborazione col Circolo Culturale Pirandello. Si ospiterà il bellissimo Lek Burlek Festival. Vi ho letto le introduzioni di queste cose qui perché nella relazione della Commissione ci viene scritto che come noto indica in modo adeguato e plausibile le attività previste, dando indicazioni precise e specifiche dell'attività programmabile e delle giornate riservate al Comune, 3 per anno. Conseguentemente ritiene l'offerta soddisfacente e coerente con le previsioni del bando 0,75 il coefficiente. Pallanuoto come crociera, l'offerta appare estremamente generica, limitandosi per lo più a dare indicazioni di attività la cui fattibilità è solo ipotizzata a titolo di esemplificazione. Non viene inoltre data alcuna indicazione precisa delle giornate riservate al Comune, rinviando ad accordi successivi, esclusi da capitolato e bando. Conseguentemente ritiene l'offerta non completamente rispondente alle previsioni del bando e quindi assegna un coefficiente di 0,25. Io prima vi ho letto le introduzioni che ci sono scritte su quello di Pallanuoto Como. Su quello di Como Nuoto i ragazzi di Chernobyl, che è un evento lodevole, ci mancherebbe, quindi Como Nuoto è da anni che ospita questi ragazzi di Chernobyl all'interno della propria struttura, ma nulla a che vedere con la cittadinanza, perché è un evento riservato a questo. La risposta... Lo sport in risposta alle nuove devianze sociali, vi leggo quello che c'è scritto: Como Nuoto proporrà durante il periodo estivo e per tutta la durata della concessione nel compendio di Viale Geno giornate dedicate a questa cosa. Quindi la dicitura che io ve l'ho letta per tutti quelli di prima è la medesima che c'è scritta qua. Poi io spero di potervela dare questa, perché è giusto anche che voi vediate. Altra cosa, co-camp e scuola nuoto estiva, loro non hanno messo qui, ma invece noi abbiamo messo Water Smile, che è un'associazione che c'è da 10 anni e che è nata poi proprio lì all'interno, l'abbiamo messa invece quello riservato ai minori. L'altra cosa simpatica è la traversata del lago. Il primo bacino non è balneabile, solamente di fronte a Villa Omo, quindi se uno deve fare il puntiglioso tu non puoi invitare la cittadinanza a fare la traversata da Viale Geno a Chernobyl, dove è bellissimo gesto eccetera, ok, però tu non puoi coinvolgere l'amministrazione comunale e dirgli: guardate signori che io faccio la traversata con 80 iscritti, mi tuffo dal pontone dove ci sono i due bei cartelli di vieto di banazione, e dove io credo che l'amministrazione, al sapere che qualcuno fa il bagno nel lago dove ahimè è successo a 100 metri due poveri ragazzi sono morti e speriamo che non succeda più eccetera, ma credo che c'è qualcosa che stoni sul fatto di dichiarare una cosa del genere.